Vice Sindaco, nei giorni scorsi, dopo l'installazione delle torrette di salvamento sugli arenili liberi, è partito un sopralluogo da parte dell'amministrazione comunale. Com'è andata? Guardi, più che sopralluogo dell'amministrazione comunale, è stata una verifica puntuale condivisa con la capitaneria di porto, di Civita Vecchia e di uffici locali, anche per verificare un po' la puntualità di questa impresa che si è giudicato questo servizio, anche per capire in maniera puntuale se e a che punto sano questo piano di sicurezza, questo piano di salvamento, perché naturalmente quando si parla di sicurezza alla balneazione occorre essere puntuali, accorti, attenti, e da questo punto di vista mi pare che ci sia stata una sostanziale conformità del piano di salvamento a quello che poi è stato rilevato all'interno del territorio, per cui c'è stata una verifica puntuale e poi anche una sorta di approvazione e di complimenti, perché diciamo l'attività che è al suo primo step, al suo primo passaggio, al suo primo tentativo, naturalmente come chi si occupa di queste cose ben può immaginare, ha bisogno di alcune registrazioni, di alcune tarature, ma insomma regge, un sistema che mette al posto dei cartelli, che mette al posto di spiagge non salvate, mette invece uomini, mette attrezzature, mette risorse, mette un'idea diversa di come deve essere, a nostro giudizio, il sistema di un comune che ha voglia di diventare un comune, diciamo, ad alta valenza turistica. Nel frattempo però purtroppo si sono registrati anche degli atti vandalici ai danni delle torrette di salvamento. Sì, purtroppo questa notte c'è stato un tentativo di danneggiamento di uno dei torrini, perché è stato buttato giù, è stato in qualche modo danneggiato, naturalmente niente di grave, ma insomma questo è anche il modo che fa capire che bisogna intervenire anche su un sistema di educazione civica che faccia comprendere a tutti gli sforzi che sta facendo questa amministrazione, gli sforzi che sta facendo questa impresa, gli sforzi che dobbiamo fare tutti noi cittadini, perché insomma il mare è una risorsa di tutti ed è interesse di tutti che sia godibile, che sia sicuro e che sia salvato, per cui questi atti vandalici non devono far parte del nostro tessuto civico, perché è come se ci dessimo, diciamo, da noi stessi, perché siamo male da noi stessi, insomma è una cosa non veramente inaccettabile per quanto mi riguarda. Spero che non si ripetano più, naturalmente.